la Chiesa Avventista e Aido insieme per promuovere il dono. Di recente la denominazione ha devoluto all'associazione 100.000 euro del proprio gettito dell'8x1000. Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria. La Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura, propone una serie di webinar ogni martedì del mese. Il 30 settembre l'Istituto Adventista di Cultura Biblica Villa Aurora di Firenze ha accolto gli studenti di due classi quinte dell'Istituto Superiore Gobetti Volta di Bagno di Ripoli, accompagnati da tre professori che hanno visitato il campus. Queste notizie e altre ancora fra poco. Benvenuti al videogiornale Avventista, una produzione Oppo Media Italia. La Chiesa Avventista e Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, hanno iniziato una collaborazione per promuovere il dono. A sostegno delle attività dell'associazione, la Chiesa ha devoluto ad Aido 100.000 euro del suo gettito dell'8x1000. L'assegno è stato consegnato lo scorso 26 settembre a Bergamo, in occasione della Giornata Nazionale del Sì. La somma verrà utilizzata nella creazione dell'app digital Aido. Oltre alla donazione in denaro, la Chiesa Avventista ospiterà i rappresentanti di Aido nelle proprie comunità per sensibilizzare sull'importanza del dono. Maggiori informazioni su opmedia.it. Con ottobre torna il mese dell'educazione finanziaria. Un appuntamento atteso dalla Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura, che in questa edizione 2021 propone una serie di webinar in collaborazione con l'Ambulatorio Antiusura e l'Associazione Articolo 47, Liberi dal Debito. Gli incontri si terranno ogni martedì di ottobre alle ore 18 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Adventum. Maggiori informazioni sono sul sito www.adventum.org. 35 studenti di due classi quinte dell'Istituto Superiore Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, accompagnati da tre professori, hanno visitato il campus dell'Istituto Adventista Villa Aurora di Firenze. La giornata è iniziata con il saluto del direttore dell'istituto e di alcuni docenti della facoltà di teologia, che hanno poi conversato con i ragazzi sui temi del diritto e della libertà religiosa. Dopo il pranzo, nella mensa, gli studenti hanno fatto tappa nella casa editrice ADV e in biblioteca. Hanno poi visitato la casa per ferie Casa Aurora e infine il parco storico e l'orto bioattivo. È stata una giornata intensa e una novità culturale variegata e di interesse per studenti e docenti. È iniziato il nuovo trimestre della scuola del sabato sul tema Le verità presenti nel libro del Deuteronomio. Verranno trattati argomenti come il patto eterno, legge e grazia, cosa significa amare Dio e il prossimo, ma soprattutto in che modo il libro di Deuteronomio ci rivela l'amore di Dio. Tutte le risorse per la scuola del sabato e le missioni sono sul sito Scuola del Sabato e Ministeri Personali. La città di Cracovia ha intitolato una piazza al primo missionario che ha portato l'avventismo in Polonia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 25 settembre, nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni della Chiesa Avventista della città. All'evento erano presenti alcuni parlamentari, il presidente della provincia, il sindaco di Cracovia e i consiglieri comunali. Il programma delle iniziative per il centenario ha incluso la piantumazione di diverse centinaia di arbusti nella zona, l'organizzazione di una mostra della Bibbia all'aperto e la distribuzione di 100.000 copie della rivista Segni dei Tempi. Mentre tanti vivono in case confortevoli con tavole imbandite, molti genitori non possono scegliere cosa dare da mangiare ai propri figli. A dirlo è una chef avventista del Laos, uno dei paesi più poveri del sud-est asiatico. Mangiare è una questione di sopravvivenza, ha aggiunto.
I bambini malnutriti non crescono come dovrebbero. La chef lavora con l'agenzia umanitaria ADRA Laos in un progetto di nutrizione e sostentamento nel paese. Il progetto offre un programma di riabilitazione nutrizionale nella comunità e integra l'alimentazione con l'istruzione, la gestione della comunità, il monitoraggio della crescita e la consulenza per migliorare lo stato nutrizionale di madri e bambini. Concludiamo con l'ultimo appuntamento della rubrica Ricordi d'estate. Questa settimana parliamo di Palermo, dove nel mese di luglio si è tenuto un campo estivo solidale. Infatti, l'Agenzia Umanitaria ADRA Italia e l'Associazione degli Scout AISA di Palermo hanno offerto a bambini e ragazzi da 7 a 17 anni la possibilità di immergersi nella natura, organizzando un campeggio nel centro avventista Le Sorgenti, nei pressi di Piazza Armerina. È stata una settimana di esplorazioni, giochi e svago, ma anche di riflessioni spirituali, laboratori teatrali e l'immancabile fuoco da campo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese e della Chiesa Avventista. Era l'ultima notizia del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Prima di lasciarci, vogliamo dedicarvi un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 9 e versetto 11. Il testo dice: «Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione». Ora è proprio tutto. E ricordate che ci trovate su opomedia.it con notizie, video e podcast sempre aggiornati. Alla prossima settimana e che Dio ci benedica.